una bellissima e nuova iniziativa per dare modo a chi vuole continuare ad allenarsi nonostante il nuovo DPCM che prevede la chiusura delle palestre, un'attività fisica all'aperto. Sì, diciamo grazie anche alla collaborazione del nostro sindaco Palmiro Chielli, ci ha dato questa possibilità di poterci allenare a regola, quindi non fare le cose contro la legge. Ovviamente, siccome c'era questo campo qui, riusciamo a sfruttare per fare delle attività motorie all'aria aperta con i ragazzi. Ricordiamo anche magari per chi vuole, diciamo, non iscriversi ma partecipare, anche la zona appunto dove lo si fa, qua a Montecchio, e soprattutto è stata delineata uno spazio dove appunto si fa allenamento rispettando tutte le norme che in questo momento devono essere rispettate. Sì, giusto. Allora, noi qui ci troviamo a zona Grotte Montecchio e rimane via Enrico Fermi, numero 16. E, diciamo, cerchiamo di fare un'attività all'aria aperta, in piena sicurezza, mantenendo il distanziamento sociale, le mascherine e tutto quello che serve per fare le cose in regola. Sono già stati decisi anche i giorni, diciamo, d'allenamento. Sì, i giorni noi faremo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:30 fino alle 20:00. Per quanto riguarda invece un po' il momento che stiamo vivendo, anche con il tuo passato, la tua esperienza da atleta agonistico, quanto può essere importante, quanto può incidere anche in una serie, in una categoria, soprattutto di giovani ragazzi in questo momento che si vedono privati della loro routine, comunque lo sappiamo, il fare sport. Erano stati privati comunque nei mesi di marzo, aprile, inizio maggio e nuovamente adesso questo stop. Sì, diciamo che la situazione non è facile, anche perché anche a livello agonistico le varie federazioni sono ferme con i loro atleti, però diciamo fare questa attività è anche un modo per svagare tanti ragazzi che hanno un po' delle, diciamo, tra virgolette, delle cattive abitudini e reindirizzarli nelle giuste regole. Diciamo, fare sport non è solo una preparazione fisica, ma è anche un modo per incitarli alle giuste regole e al rispetto per gli altri. Sindaco Palmiro Chielli, Ottavio Di Leo l'ha ringraziata per la disponibilità, l'incontro che avete avuto la scorsa settimana. La gente può continuare ad allenarsi in sicurezza qui a Montecchio, è stato delimitato uno spazio anche con delle righe per garantire la sicurezza e tutto, simile comunque che la città e i cittadini di Vallefoglia hanno voglia di continuare a fare attività fisica in palestra, in questo momento non gli è permesso. Sì, noi abbiamo messo a disposizione le 5 piste di pattinaggio, pallavolo, pallacanestro, piste polifunzionali che abbiamo 3 a Montecchio e 2 a Bottega Cappone. Nell'insieme sono 5 piste importanti che sono utilizzabili e quindi le abbiamo messe a disposizione gratuitamente perché possono continuare a fare le loro attività che prima facevano al chiuso nelle palestre. Questa collaborazione penso che sia importante, anzi siamo noi che li ringraziamo perché fondamentalmente utilizziamo degli spazi che ci sono e utilizzarli non solo nel periodo estivo con iniziative culturali, iniziative sportive, eccetera, ma utilizzarli almeno nei mesi in cui si può fare anche diciamo un'attività sportiva all'aperto, quindi per noi è importante, siamo felici, contenti insomma, di poter mettere questi spazi a disposizione e speriamo che regga il tempo e che si possa utilizzare, non dico tutto l'inverno, ma quasi. Nella speranza, appunto, lei ha detto tutto l'inverno, speriamo di no per quanto riguarda magari una possibile riapertura delle zone interessate a fare l'attività, anche se sappiamo che può essere molto complicato perché tutto va in base ai contagi. Ma io spero che se le persone, soprattutto le nuove generazioni, capiscono che non si può scherzare con il Covid, che si muore, e quindi bisogna cercare di rispettare le regole. Se si rispettano le regole si può ritornare alle palestre, si può ritornare magari nel periodo, diciamo, delle feste di Natale, di Capodanno, in una situazione, non dico di normalità. Se no si va verso la chiusura. Se una cosa ci ha insegnato questa vicenda della pandemia è che si può fare tutto però dentro
il rispetto rigoroso delle regole. Del resto una società democratica non è una società anarchica. Una società anarchica finisce male, e invece una società democratica è una società delle regole per poter vivere, campare a lungo. Io questa mattina sono andato a trovare una signora che penso sia una delle più longeve della provincia dell'Italia, di 107 anni, che ha delle sue regole anche personali, che ha condotto in tutti questi anni. Quindi è una bellezza vedere delle persone che vivono così a lungo perché sono state attente e sono state dentro le regole della convivenza civile.